Buongiorno, io sono Ilaria, per chi non mi conoscesse, se mi conoscete meglio, e oggi è una giornata super speciale. A parte che mi sono appena svegliata, quindi perdonerete la faccia distruttissima. Tra l'altro, se non avete visto perché mi sono fatta questi nuovi capelli, vi lascio linkato il video nella scheda info. Perché è un giorno speciale oggi? Perché ieri sera Kylie ha pubblicato, ha detto, ha confessato, non lo so, di essere stata incinta e di aver già partorito addirittura il 1° di febbraio. E adesso vi lascio qua una clip, adesso ve la faccio partire, che ho registrato ieri sera, pochi minuti dopo aver saputo questa cosa. Se mi conoscete sapete che io adoro Kylie, quindi ho fangirlato come niente. Questo video sarà tutto basato sul fangirling, che è una pratica molto diffusa nel mondo. Devo dire, non pratico da un po' di tempo, quindi sono felice di poterlo fare e perdonerete, questo video sarà un tributo per appunto Kylie Jenner, e quindi vi faccio vedere la mia reazione di ieri, che è stata anche abbastanza contenuta. Raga, sto fangorlando da tipo, non lo so, un quarto d'ora, da quando è uscito il post. Sono seriamente scioccatissima. Vi ho già rivelato alcune mie sensazioni su Insta Stories. Tra l'altro, sì, scusate anche l'aspetto, ma teoricamente non dovevo farla questa cosa, però ve la voglio mettere nel vlog che girerò domani, così queste saranno le mie impressioni a caldo. Uno, sono scioccatissima. Due, già lo sapevo, ve l'ho detto tantissime volte, ma penso un po' tutte avevamo il sospetto. Cioè, almeno parlo per me, ne ero tipo certa al mille per mille dalla prima foto che ho visto. Super fan di Kylie, queste cose non possono passare inosservate. E non ricordo quando, però io vivo su Instagram, quindi soprattutto la sera, e visto che sono le 10 e il post è uscito appunto qualche minuto fa, ho ricaricato la pagina e tac, ti esce questo messaggio. Kylie ha pubblicato questo su Instagram, dove scrive: scusate se ho tenuto la gravidanza nascosta, ma era una cosa mia, volevo vivermela, scusate, privatamente, che secondo me ha fatto benissimo alla grande. Però se mi mettevo una fotina del pancino non mi scandalizzavo. Comunque, insomma, ha detto che la figlia è nata il 1° di febbraio, sta bene tutto quanto, quindi insomma, che meraviglia, perché sì, è una femmina. E in più, non solo ha fatto uscire questo post, ma su YouTube trovate un video che io vi linko qui sotto nell'info box se volete vederlo, perché è una cosa meravigliosa. Ho pianto come una ragazzina, è una cosa meravigliosa, vorrei farlo tanto anch'io poi un giorno, dove appunto fa un po' il riepilogo di questi 9 mesi che ha tenuto nascosto, tra virgolette, ed è troppo bella con quel pancione, madonna raga, io mi sento male. Io ho un feticismo per i pancioni, le donne incinte, questo è un mio grandissimo desiderio un giorno, quindi ogni volta che ne vedo una o anche solo qualcosa che me lo ricorda io vado totalmente in estasi. Questa cosa ve l'ho detta anche tantissime volte, penso ormai sarò ripetitiva in tutto quello che faccio, però oh mio Dio, sono felicissima. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, le impressioni a caldo, se non lo sapevate, se adesso lo sapete, se ve l'ho fatto sapere io, insomma sono curiosa. Adesso vi lascio al vlog. Dopo avervi fatto vedere la reazione, diciamo che questo apparentemente sarà un vlog abbastanza normale, abbastanza dei miei. Tra l'altro, con i capelli mi ci sto trovando divinamente. Poi vedremo quando li laverò io e li dovrò piastrare, perché dietro sono cortissimi, saranno tipo 4 centimetri, quindi voglio vedere come li azzecco, però staremo a vedere. Tra l'altro, ieri ho anche fatto i miei dolci e ho fatto le crostatine, queste qui con la crema che mi era avanzata insieme alla pasta frolla, e poi ho fatto la torta della nonna, che praticamente vi spiego, io avevo provato a farla una settimana fa, solo che avevo seguito un'altra ricetta e mi era venuta malissimo. E visto che io solitamente, modestia a parte, mi vengono sempre bene i dolci, quindi ci ho rosicato da morire. Ieri sono andata, avevo il pomeriggio, stavo a casa da sola, quindi ho detto: che faccio? O guardo un film o faccio un dolce. Quindi ho fatto un dolce e mi è venuto al bacio. Avrei aggiunto un po' più di scorza di limone alla crema pasticcera, ma dettagli. Tra l'altro, quanto è bella questa luce qua, mi sento tutta piallata. Comunque, quindi stamattina ho già la colazione. Tra l'altro, sono le 10, oggi è il mio giorno libero dall'accademia, domani torno alla mia solita routine. E oggi, appunto, è il mio giorno dedicato ai video. Però prima di finire di fare dei video e voi sarete come tutto il giorno, devo andare in posta, perché come avevo detto nel vlog, quello dei capelli, dovevo andare a ritirare un pacchetto sospetto. Cioè, io non so che cosa sia, quindi sono molto curiosa. Devo dire che mi sono svegliata praticamente dalla curiosità, in più ieri sera non riuscivo a dormire per questa cosa di Kylie, l'adrenalina a mille, e quindi è tutto un
non so più dove sbattere la testa. Quindi faccio colazione, poi mi vesto, tanto vado struccata, chi se ne frega, e andiamo a prendere questo pacco misterioso, perché appunto c'è da pagare la dogana, quindi devo andare a ritirarlo io. Piccolo PS, comunque mi sa che gli è piaciuta ai miei genitori sta cosa, perché loro escono prima di me, logicamente vanno a lavoro, a scuola. Guardate qua. Non lo so, è stata mangiata tutta. Ok, sono di ritorno dalla posta. Non fate caso che devo rifare il letto, adesso lo faccio. Indovinate un po', adesso potete chiamarmi definitivamente scemunita, perché no, io ero convinta che oggi fosse il 6 di febbraio e invece è il 5. Io ho consegnato il foglietto e mi fa: signora, poi signora, vabbè, ma lei lo sa che oggi è 5, non 6? E io tipo: oh mio Dio, sì, no, mi sono sbagliata, tante cose da fare. No, raga, vabbè, l'imbarazzo, ma perché? Cioè, mi ci sono anche svegliata e sono andata in posta, mi sono vestita. Voglio morire quando succedono queste cose. Poi adesso dovrò saziare la mia curiosità fino a domani. E qui c'è un cagnolino che vuole sempre salutare. Un bacino. Non mi dà un bacino. Tra l'altro in posta ho anche incontrato mia zia, almeno una cosa. E comunque adesso devo, perché sto così non lo so, devo mettermi a montare il video che devo uscire oggi, quindi mi devo sbrigare, che appunto è il vlog. Poi devo girare un'altra parte di un altro video, e se riesco proprio un video intero sul make up, quindi vediamo cosa riesco a fare. Non ci sentiremo penso almeno per un'oretta, poi ci rivediamo direttamente per pranzo. No, quale anta sto prendendo? Questa, che devo usare il giacchetto. E quindi ok, dai, mettiamoci all'opera. Allora, perdonatemi, ho dovuto fare un super break da questo vlog perché stavo impazzendo. Praticamente mi si era impallato il programma per editare i video, cioè proprio non mi faceva scaricare i file dalla macchinetta, si era bloccato, mi ha bloccato tutto il computer, ho dovuto riavviare tutto. E la cosa bella è che io già avevo montato metà vlog e il vlog durava tipo 40 minuti senza editing, l'ho fatto arrivare a 20, e quindi praticamente l'ho dovuto editare due volte. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso stavo guardando La scelta di Paolo a Uomini e Donne e stavo facendo merendina con le gallette con sopra il cioccolato, che sono una cosa buonissima. In più, sapete cosa mi è arrivato prima? L'unica gioia della giornata: questo pacchettino da NYX. E visto che so siete molto curiose e vi ho detto su Instagram che l'avremmo aperto insieme in questo vlog, adesso, appena finisce Uomini e Donne, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere cosa c'è all'interno, perché sono dei prodotti che sono super curiosa di provare. Allora, ne approfitto che c'è la pubblicità a Uomini e Donne, così vi faccio vedere cosa c'è in questo bellissimo pacco di NYX. È proprio bello perché, come vedete, è calamitata la scatola. Io queste cose le amo perché me le tengo, le riuso. L'ho aperta e ta 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 tan! Cosa c'è di bello? C'è la collezione Love You So Mochi, che è la nuova. Questo è una, queste due penso siano due i temi. Sono appunto ispirati ai dolcetti, ai mochi, quelli giapponesi. Io l'avevo visto questa collezione perché in America come testimonial hanno preso Nikita Dragon, che io adoro, infatti questa è la sua mano, e quindi insomma mi ero già appassionata a questa linea. Avere i prodotti fisicamente mi riempie di gioia. E ci sono tre cose: ci sono i powder puff lippi, che sono, leggo qui, cremose leggere tinte labbra, finish matte. Poi ci sta l'highlighting palette, questo vabbè è abbastanza capibile, però la texture è tipo appunto quella di un mochi, cioè tipo squisciosa, non so come dirvela, adesso ve la faccio vedere. E poi ci sono gli ombretti sempre con lo stesso finish, con la stessa texture, e ce ne sono due palette sia per l'illuminante sia per gli occhi. In più mi hanno messo anche il nuovo mascara, che è la nuova uscita, si chiama Worth the Type. Sono molto molto curiosa perché questo non ho ancora visto nello scolino né nulla, e il mascara è questo qui. Il pack in realtà è abbastanza semplice, nero con questo fulmine fucsia. Lo vado ad aprire, che poi penso questi prodotti siano già usciti tutti sia sul negozio sia sul sito, se non sbaglio. Comunque andate a dare un'occhiata anche per i prezzi, per le cose, perché qua non ho scritto nulla. Ecco il mascara aperto, andiamolo ad aprire. Allora, lo scolino mi sembra abbastanza basic, devo provarlo, lo vedremo più avanti. Anche perché sempre questa settimana uscirà il video, il tutorial, non so se impostarlo come un tutorial o un get ready, comunque di San Valentino, quindi magari lo proviamo. Poi mi hanno inviato tutti i powder puff, sono molto curiosa di provare. Dov'è questa colorazione qui? Eccola qua. Squad Goals, l'ho vista dalla Cindina varie volte, quindi sono curiosa. Ci sono 2, 4, 6, 8 colorazioni. Eccole qua. Poi ci sono appunto le due palettine
fettine di illuminanti. Guardate che meraviglia la scritta. Io le dividerei così: pelle chiara, pelle scura. Però hanno proprio due sottotoni diversi. Penso uno sia lo stesso, questo qua rosa. Gli altri due cambiano. Questa è più calda, questa è più fredda. E questa qui fredda si chiama Arcade Glam 02. E la 01 è questa, Lit Life. Ne vado ad aprire una così vediamo questa texture. Vi faccio vedere. Vedete? E rimangono le impronte. È tipo morbidissimo. Andiamo a prelevarlo. Una volta prelevato però è in polvere. Niente! Spata spam. E poi abbiamo le due palette occhi. Allora, questa è la 01, che si chiama Electric Pastels. E questa qui invece ha i toni un po' più neutri, infatti si chiama Sleek and Chic. Magari posso usare anche queste per San Valentino. Bah, chi lo sa, fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vederle in azione. Io sono un sacco curiosa di provare una di queste, infatti mi sa che adesso ne apro una, quella lì che vi ho detto che volevo provare, così la testo. Intanto ringrazio tantissimo NYX, come sempre, per queste cose bellissime. E alla fine non ho capito se sono tinte o rossetti, perché comunque, cioè, trasferiscono parecchio. Però non vorrei dirvi una cavolata, perché appunto ce l'ho su da tipo una mezz'oretta. Però penso siano quelle che un po' tingono le labbra. Mi sembrano abbastanza confortevoli, anche se seccano abbastanza. Non so descrivervi questa sensazione, quindi non lo so, devo capirla bene. Il colore, vabbè, mi piace tantissimo, è un nude bello rosato. Anche l'applicatore in realtà è abbastanza comodo. Adesso invece stavo iniziando a editare questo vlog qua, così me lo porto avanti e spero di riuscirlo a caricare per domani, così la notizia di Kylie è ancora fresca e magari posso darvi io questa notizia invece che la leggete un po' ovunque, insomma, mi farebbe tanto piacere. Stavo cercando le immagini per la copertina perché volevo mettere una bella immagine col pancione, però era troppo poco mettere una sola immagine col pancione, quindi dal video mi sono fatta diversi screen, dal video quello che ha fatto per la figlia, li ho messi insieme e ho fatto un super collage, adesso ve lo faccio vedere. Lo amo tremendamente. Cioè mi sento ancora male. Ci voglio credere. Ho preso le mie preferite. Guardate che carina. Le avrei dovute mettere in ordine, tipo dalla panza più piccola alla più grande. Però vabbè, non lo so perché mi dà un'emozione incredibile queste due. E quindi insomma alla fine, vabbè, la copertina l'avete vista. I'm so so happy. E poi io ho l'applicazione, quella lì delle emoji di Kim Kardashian a proposito. E quindi ho preso un emoji, quella del test di gravidanza, che è troppo figa, ce la devo mettere per forza. Sono molto proud. Naturalmente questo video non arriverà mai a Kylie, però Kylie ti amo, sappilo. Tutti dobbiamo manifestare il nostro amore per Kylie. Torno al lavoro. Oggi sarà una giornata noiosissima. Questo è togliendo i peli del cane. Bravo, hai trovato il lavoro dei tuoi sogni. Mi sono fatta una tisana, questa qui è drenante, l'ho comprata a Castelromano in un negozio nuovo che vende tutte cose naturali, tutte queste infusi, cose essiccate tipo frutta essiccata, liquirizia, insomma un sacco di cosette carine, siamo andate l'altro giorno. Quindi ho provato questa e un'altra e mi piace, perché io di solito le tisane anche le devo zuccherare perché sennò mi sa di acqua di piatti. In realtà questa è buonissima, infatti sono rimasta così. Non costa neanche tantissimo, perché un sacchettino veniva 3 euro, quindi super fattibile. Comunque sempre per il fatto che oggi mi sono sbagliata e non era il 6, oggi c'è il Grande Fratello. Sì, vabbè, ma che cosa mi sta succedendo? C'è l'Isola dei Famosi e anzi ho già letto un'anticipazione che Francesco Monte ha abbandonato l'isola, quindi già siamo in due ad aver abbandonato l'isola. Anzi, Chiara Nast ha abbandonato per conto suo. Non so se Francesco l'hanno squalificato per quella cosa della droga oppure se ha abbandonato lui. Vedremo stasera. E visto che sono le 7:30 quasi, testimonianza, io direi che è giunta l'ora di iniziare a prepararci la cena. In realtà oggi volevo andare per una cosa proprio leggerissimissimissima, perché voglio riniziare a mangiare un pochino più sano, tipo più verdure, più cose così. Cioè logicamente mangio sempre poco perché sapete quello che ho fatto, però più appunto, sì, cose sane. Quindi mi faccio l'insalata e poi io ci metto pomodorini, in questo caso ci andrò a mettere le mozzarelline e poi vedo cos'altro aggiungerci. Per ora faccio così molto base, magari ci metto un po' di mais e poi io mangio tutto con questi qua, ve l'avevo già fatti vedere una volta, si chiamano fiori d'acqua della Mulino Bianco, sono una cosa buonissima, visto che io il pane con la mollica non riesco a mangiarlo. E il mais, eccolo qui,
Mais. E adesso l'unica cosa da fare è comporre. Allora, ho tagliato tutte le cose, le ho messe insieme in questa ciotolina tipo piccolissima, però super super piena di roba. E l'altro giorno mi sono ricordata che avevo comprato, qua c'è un casino, lasciamo perdere, mia madre non è molto ordinata e quindi la maggior parte delle volte cucina lei, io non è che posso ordinare tutto, come dice lei. Ho comunque comprato questi alla Carrefour, mi pare, che sono tutti semini mixati già per l'insalata, c'era anche per la carne, per il pesce, insomma varie cose. Ci sono semi di zucca decorticata, girasole e lino, poi li ho pagati pochissimo, tipo 1,50 euro, e li provo a mettere, vediamo, non vorrei esagerare in realtà, e così li proviamo. Poi appunto mangio tutto con quelli che vi ho fatto vedere prima, del mulino bianco, ok, eccolo qui, e buon appetito. Ok, cena finita, forse avevo messo un po' troppi semi perché ce l'ho tutti incastrati nei denti, infatti ho paura adesso a parlare, speriamo non c'ho niente. Come vedete questa tinta qui, cioè io la chiamo tinta, ora proprio sono sicura non tinge, però vedete si è un po' spostata, non è più tanto precisa e il colore è rimasto soltanto sul bordo, però comunque ho mangiato l'insalata, quindi c'è l'olio grasso, insomma non è malissimo, forse con un colore più forte non ci andrei tranquillissima, e ce l'ho su da 4 ore, quindi dai, per un prodottino che non mi sembra questo granché è carino, più che altro è comodo, non è impegnativo. Comunque, visto che tra pochino inizia l'isola, volevo dirvi una cosa che non c'entra niente con l'isola. Vi ricordate il vlog dove vi dicevo che sarei andata dal chirurgo a rifarmi il seno e che vi avevo detto l'avrei fatto più in là? Ecco, in realtà penso alla fine lo farò entro quest'anno, però quest'inverno sicuramente, non adesso. Ho deciso di fare così e non aspettare troppo. Uno, perché appunto non voglio aspettare troppo. Due, ho trovato una ragazza bravissima che si chiama Francesca Dorio, praticamente è una consulente appunto di chirurgia plastica, quindi se tipo non sai a chi affidarti, lei ha un portfolio di chirurghi e insomma ti porta a fare le visite e tutte queste cose. Altrimenti, se voi avete in mente già un chirurgo, potete chiederle di portarvi da quello, insomma dipende. Io ad esempio appunto non sapevo proprio dove andare a sbattere, quindi ho trovato lei e mi ha saputo dire un bel po' di cose, solo che logicamente non posso fare la visita adesso facendo l'operazione, poi non lo so, dico così un termine ipotetico, ottobre, perché mi ha detto se fai la visita adesso il seno da oggi a ottobre cambia e quindi è un casino perché vi siete presi le misure e tutto quanto per il seno di adesso e poi è diverso, e quindi appunto la visita teoricamente va fatta tipo un mesetto prima dell'operazione perché è tutto nel giro di poco. E lei tra l'altro ha anche seguito Selvaggia, quella di Temptation Island, non so se l'avete seguita, se vi ricordate, appunto sempre per la mastoplastica additiva. Io mi sono anche guardato un po' di video che mi avete consigliato sotto il video e in realtà sono sempre più sicura di farlo. Logicamente poi quando andrò a fare la visita al chirurgo gli chiederò tutti i miei dubbi che nel corso del tempo mi sto scrivendo sulle note del telefono. Però a parte quello, insomma, mi sento un po' più tranquilla, anche perché mi avete scritto in tantissime in direct dopo quel video con le vostre esperienze, quindi insomma siete state troppo dolci. Tra l'altro stavo notando adesso che mi è uscito un brufolo, cioè io dicevo ma perché questa sopracciglia sembra colorata e questa no? C'è un brufolo qua sotto, me ne è uscito un altro qua sopra, ecco perché dico che devo mangiare meglio, perché il vero problema sapete qual è per dimagrire le cose? Ok la quantità, ma anche la qualità, perché se mangiate poco ma tutte schifezze un po' un disagio. Quindi io adesso devo cercarmi sto brufolo, schiacciarlo e espellerlo per sempre dalla mia vita. Quello che noi abbiamo, dalle immagini che noi abbiamo e da quello che ci hanno detto tutte le persone che sono nella produzione, di cui io mi fido molto, naturalmente Magnolia, che è lì, non abbiamo nessuna prova. Quindi le verifiche che abbiamo fatto per adesso non hanno portato a nulla. Però quello che voglio dire è che sarà qui tra poco, sarà con noi e avrà modo naturalmente di raccontare la sua persona, perché non daremo la parola a tutti naturalmente. Quindi a quanto pare lui se n'è andato volontariamente. Questa cosa un po' mi puzza, perché questi di Mediaset vogliono sempre infangare queste cose. Però vabbè, se dicono così chiudiamo un occhio. Quindi vediamo come andrà a finire. In televoto ci sta Rosa, Francesca, Cipriani, che se me la eliminano è la fine, ciao trash, e Nadia. Secondo me esce Nadia. Niente, mi sa che stasera l'isola non la vedo tutta, perché sto già mezza abbacchiata sul divano. Infatti sono dovuta salire, se no chi mi alzava più dal divano.
caro. Grazie per aver guardato questo vlog intanto. Quindi appunto questo vlog è finito. Questo vlog è dedicato, diciamo, per il 20% a Kylie Jenner. Io volevo tipo dedicare l'80%, ma poi sarebbe stato un po' palloso. PS, io non riesco a smettere di guardare il video su YouTube, le foto con la panzetta sua. Comunque la smetto, sennò sembro una pazza psicopatica. Mi farete rinchiudere prima o poi. Adesso appunto vado a dormire, che domani mi devo svegliare presto. E ci vediamo al prossimo vlog, spero il più presto possibile.